Il mercato è impazzito. Di quale mercato sto parlando? Dei prodotti per DJ, quindi lettori, controller, giradischi, mixer, eccetera. In questo video alcune considerazioni e anche qualche suggerimento utile per orientarsi in questo periodo. Ma prima ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Quando è uscita la Pioneer RX3 mi sono scagliato contro il fatto che il giorno stesso ci fosse stata una pioggia di RX2 in vendita a prezzi assurdi, perché se la Pioneer costa 2000 euro complessivi non puoi vendere il vecchio modello a 1600 solo perché è uscito quello nuovo. La gente non è scema. Però mi faceva piacere puntualizzare questo fatto perché ci sono vari elementi che si nascondono dietro a una semplice messa in vendita di un oggetto usato. E il post ha suscitato tanti commenti, vari da chi sosteneva le mie tesi e chi invece mi ha dato contro. Però ciò che è venuto fuori mi permette adesso di estendere l'argomento un po' a tutto quello che vedo riguardo alla messa in vendita degli oggetti per DJ usati e non. E allora andiamo con ordine. In Italia, purtroppo posso dire, si paga il 22% di IVA, che è una cifra assurda rispetto a quasi tutti gli altri paesi occidentali. Però, come dire, il 22% del prezzo finale è costituito dalla imposta sul valore aggiunto che va allo Stato. È evidente allora che se te prendi un oggetto dopo i 7 giorni o i 15 che hai il diritto di recesso, superati quelli, se lo tieni e lo metti in vendita anche se è sempre stato dentro la scatola, almeno il 22% se ne va sul prezzo finale, perché l'IVA sull'usato è zero. Facciamo che se non proprio il 30% viene via subito, almeno il 25% sì. Quindi un quarto del valore si perde solo per il fatto che l'oggetto è usato, anche se non è mai stato usato davvero. Mettere in vendita un oggetto che, calcolato il 20% in più dell'IVA, viene a costare praticamente come quello nuovo appena uscito è completamente assurdo. E questo, per fortuna, se ne sono accorti quasi tutti. Però è evidente che ci sono delle quotazioni fin troppo alte per gli oggetti, nonostante si scenda sotto la soglia fisiologica di questo appunto. Le persone molto spesso pensano di avere qualcosa e vale molto più del dovuto. E ci sono vari fattori per questo. Innanzitutto, il prezzo degli articoli nuovi è sempre più alto. Questo perché c'è una tecnologia che diventa sempre più preponderante negli oggetti per DJ. C'è il periodo storico nel quale è difficile reperire i conduttori, questo è un problema a livello mondiale per quanto riguarda l'elettronica. E il fatto che questa componentistica sia sempre più sofisticata e anche sempre più difficile da reperire ne rende difficile anche per chi fa assistenza. E allora non si trovano i pezzi di ricambio, è molto più spesso consigliato di riparare un intero pezzo, un'intera scheda, piuttosto che andare a intervenire sul singolo componente. Sono riparazioni sempre più difficili che in pochi sanno fare, i prezzi delle riparazioni si alzano, quindi c'è meno richiesta, i centri di assistenza chiudono, rimangono sempre meno e quindi ancora di più questo circolo nel quale i prezzi delle riparazioni sono alti ed è anche difficile trovare chi li fa, e che non aiuta nell'alimentare un mercato dell'usato, comunque nel tenere i prodotti efficienti. E questo è importante per chi lavora con la strumentazione, perché chi ci lavora ha bisogno che la propria attrezzatura sia completamente funzionante e che sia soprattutto affidabile. La prima cosa da cui fare attenzione è il prezzo del nuovo, cosa cambia rispetto a quell'oggetto che è, e il fatto che gli oggetti nuovi siano più cari non significa che quelli vecchi debbano essere più cari del dovuto. Il mercato dei prodotti per DJ è alimentato soprattutto da persone che sono appassionate,
che si tengono gli oggetti in casa, fanno magari una piccola festa con 3-4 amici, che allora hanno interesse ad avere il prodotto sempre più nuovo perché tanto è uno sfizio, è un qualcosa in più. E allora le marche tendono a farselo pagare questo sfizio, perché dice tanto sono persone che possono spendere e allora facciamoli spendere. E quindi da questo punto di vista hanno ragione loro. Però è evidente il fatto che il mercato ha delle sue regole che in questo vanno oltre la semplice meccanismo della domanda e dell'offerta. Un oggetto usato può salire di valore se in qualche modo è richiesto. Dobbiamo noi valutare se tutti questi vecchie console, tra virgolette, messe in vendita poi sono effettivamente vendute. Che se un annuncio a 6 mesi nei vari siti o se gira sui marketplace di Facebook semplicemente cambiando nome o poco altro, vuol dire che quel prezzo non lo vale. Dovrebbe essere già un piccolo campanello d'allarme che la persona sta chiedendo troppo. Un altro aspetto riguarda invece i giradischi, di cui abbiamo parlato in un video specifico, che soprattutto per il fatto che la moda del suonare in vinile è in aumento, la Technics è uscita con i nuovi 1200 ad un prezzo folle secondo me, ma che, come dire, tiene botta. Di conseguenza tutti gli altri produttori di giradischi hanno mantenuto prezzi molto alti, sempre di conseguenza si trovano prezzi molto alti anche per i piatti usati. Ora, per i piatti ci sono due grandi categorie: coloro i quali li portano a giro come se fossero bestiame e quindi ti trovi dei piatti fondamentalmente distrutti, che se anche l'estetica è buona devi rifarci un lavoro importante dentro perché non fanno manutenzione, e tutte le varie calibrazioni sono fasi delicate, vanno sapute fare, quindi possono anche costare molto. Bisogna capire se il piatto, al di là di qualche segno estetico, funziona al 100% davvero. Poi c'è chi invece ne ha una cura maniacale, sia se li suona in casa che se li porta fuori, e in questo caso allora sul piatto usato da una persona che mi sembra sappia dove mettere le mani andrei sul sicuro. Meglio prendere un oggetto che costa un pochino di più ma che è stato usato bene, piuttosto che un oggetto ad un prezzo ribassato che però dopo ci devi mettere le mani fortemente. Infine c'è un altro aspetto che mi sorprende e mi colpisce molto, riguarda gli oggetti vintage tra virgolette. Quando uscirono i primi lettori della Pioneer all'inizio degli anni 2000, tante marche hanno provato a prendere qualche fetta di mercato e sono usciti lettori CD un po' di tutte le marche. Il problema è che solo i Pioneer funzionavano davvero. Quasi tutti gli altri modelli di altre marche avevano qualche problema. Quello che non leggeva la marca di CD, quello che aveva bisogno della masterizzazione di un certo tipo, eccetera. Così come i vecchi lettori fanno fatica a leggere i brani messi nelle chiavette, perché la tecnologia è andata molto avanti. Allora se prendi un oggetto del 2004 non è come un oggetto che viene prodotto oggi, e allora lì trovo veramente dei prezzi assurdi per dei lettori della Gemini che sono ormai obsoleti, che non hanno neanche funzionato allora, figuriamoci se hanno un valore oggi. Non ha senso. Se devi prendere un lettore vecchio, Pioneer ha una differenza di qualità oggettiva rispetto a tutti gli altri marchi, salvo rare eccezioni che sono oggetti piuttosto rari che magari funzionano bene per davvero ma che nessuno conosce o pochissimi hanno avuto la fortuna di provare, e difficilmente allora hanno un valore di mercato. È più un valore affettivo che si vuol dare all'oggetto. Attenzione a chi spara cifre assurde per oggetti che non hanno mai avuto valore e non lo avranno neanche poi, perché non ci sarà una richiesta, almeno che non diventino veramente oggetti d'epoca, per quello ci vogliono almeno altri 10 anni. Poi un'altra cosa che mi fa sempre molto ridere è il fatto che dal momento che le riparazioni costano per reperire il materiale, i tecnici eccetera, magari spendi veramente 200 euro per rimettere a posto un lettore cambiandogli i tasti,
E poi non è che puoi mettere questa cifra sul prezzo di vendita, cioè una macchina che vale 1000 euro, se gli fai il tagliando alla revisione, vale sempre 1000 euro. E così per l'attrezzatura dei DJ. Lo so che le riparazioni sono care, però ecco, non fanno aumentare il valore è quello. Più che passa il tempo, più che il valore dell'usato cala, più che vengono fuori nuovi modelli, più che il valore dell'usato cala, magari non si va al 50% perché rimane sempre un qualcosa in più. Però diciamo che un oggetto da DJ, se è intorno al 60% del costo originale, allora può essere un buon prezzo, sempre se tenuto bene, sempre se perfettamente funzionante. Perché se poi dici no, guarda, questo c'è un piccolo difetto, allora sono centinaia di euro che ci vai a mettere sopra se lo vuoi rimettere a posto, e allora è evidente che può non valerne la pena. Io ho smesso di rispondere a tutte quelle offerte assurde, cioè mi ci posso divertire con qualche amico, però mi rendo conto che tanti si infastidiscono, mi dire ah, l'offerta è questa, prezzo non trattabile, se non vi va bene girate altrove. Ma è un atteggiamento piuttosto miope, perché dal momento che questa attrezzatura serve per lavorare, serve per suonare a chi vuol fare questa scelta di vita, non posso permettere, e guarda, te lo dico, avvicinati, spengo anche la musica. Se te vai a suonare gratis, fai 3 serate l'anno, ti fai una festa con gli amici in casa, non sei un problema. Ma se te acquisti materiale strapagandolo, acquisti materiale usato strapagandolo e contribuisci con il tuo atteggiamento miope a tenere i prezzi inutilmente e artificialmente alti, allora sì, sei un problema per me e per quelli come me che lavorano con questo materiale. E allora io farò di tutto per impedirtelo e per far correre questa voce in modo tale che le persone siano allertate, siano consapevoli e si comportino come si deve nella compravendita di materiale da DJ. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.